L'ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto, riprenderà nella giornata di oggi il percorso d'avvicinamento del Palermo al match di domenica pomeriggio contro il Torino. I rosanero si ritroveranno al tenente onorato di Bocca di Falco per una seduta pomeridiana. Importante defezione in casa Palermo in vista del prossimo match, quello contro il Torino, in programma allo stadio Renzo Barbera domenica 14 febbraio alle ore 15. Vista l'espulsione di domenica a Reggio Emilia, infatti a Kraft Lazar salterà la prossima gara di campionato. Senza il marocchino sulla fascia sinistra, la coppia Schierotto-Tedesco dovrà studiare la giusta alternativa. Potrebbe debuttare dal primo minuto il giovane Giuseppe Pezzella, ma è più probabile lo spostamento sulla fascia sinistra di uno tra Rispoli e Morganella. Domenica Uroš Đurđević ha trovato il secondo gol della sua esperienza italiana. Dopo la prima rete di più di un girone fa contro il Carpi, il serbo è tornato a segno contro il Sassuolo con un perfetto colpo di testa su cross illuminante di Franco Vasquez. Nonostante i soli due gol in campionato, Đurđević è tra i primi in una speciale classifica. Infatti segna in media un gol ogni 47 palloni toccati. Tra i giocatori con almeno 90 tocchi, soltanto Gonzalo Higuaín con un gol ogni 42 tocchi ha fatto meglio. Si è svolto nel salone di rappresentanza del comune di Viareggio il sorteggio dell'edizione 2016 della Viareggio Cup, competizione internazionale per formazioni primavera in programma dal 14 al 30 marzo. Il Palermo giocherà nel girone 2 con l'Atalanta, il Feyenoord e la squadra del Gabon, Mounana. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.